Oggi la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha detto che l'obbligo vaccinale è un tema sul quale è necessario discutere, non è più un tabù. Per l'Italia qual è la posizione? Beh, sicuramente è un tema sul quale occorre discutere. Per l'Italia non lo è mai stato il tabù. Ricordo che il governo italiano è stato il primo a introdurre l'obbligo per il personale sanitario, dopodiché abbiamo esteso questo obbligo ad altre categorie, non ultime le forze dell'ordine e il personale scolastico. Quindi è un percorso, è un tema che abbiamo già affrontato. Valuteremo nelle prossime settimane quello che sarà il quadro epidemiologico, dopodiché faremo le dovute riflessioni e le dovute scelte. Ma certamente è un tema sul quale vale la pena confrontarci, vale la pena discutere. No, non è una via obbligata, però, perché avete preso già altri strumenti, oppure sinceramente le pensa che si finirà lì, perché anche noi cittadini stiamo accettando, insomma, sempre di più quelli che si vaccinano. Beh, noi abbiamo deciso di avviare un percorso basato su un rapporto di estrema fiducia nei confronti dei cittadini. Devo dire che i cittadini hanno dimostrato una grande responsabilità e attraverso una vaccinazione non obbligatoria abbiamo raggiunto percentuali altissime. Ormai 47 milioni di concittadini si sono vaccinati e credo che dobbiamo proseguire su questa strada. Dopodiché abbiamo fatto alcune riflessioni, quindi quando abbiamo deciso l'obbligo sui sanitari abbiamo pensato che dovevamo mettere al sicuro la salute dei nostri cittadini e non potevamo permettere che un cittadino, qualora dovesse essere ricoverato in una struttura ospedaliera per essere curato o assistito, potesse correre il rischio di essere contagiato proprio da chi lo doveva assistere e curare. Abbiamo ampliato le categorie dell'obbligo facendo una riflessione di quelle categorie che sono più a stretto contatto con i cittadini e quindi le abbiamo ampliate. Nel frattempo però la campagna vaccinale è andata avanti, è proseguita e abbiamo raggiunto ormai l'86% di concittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose. Quindi valuteremo quelli che saranno i dati delle prossime settimane sia dal punto di vista epidemiologico sia dal punto di vista della campagna vaccinale.